conformi a quelli del relatore e anche le riformulazioni sono condivise dal governo. Grazie. La ringrazio. Allora siamo al 10.1 Nuti. Prego, onorevole Nuti. Scusi, onorevole Nuti, io purtroppo non dipende. Ah, scusi, onorevole Nuti, c'è sull'ordine dei lavori l'onorevole Romano, prego. Sull'ordine dei lavori, per la verità, era una cortesia che chiedo alla Presidenza, quella di chiedere la lettura delle riformulazioni al punto in cui arriviamo, perché con questa andirivieni in aula non si riesce a comprendere bene e quindi al momento in cui ci sarà l'emendamento riformulato, se cortesemente il relatore può leggere la riformulazione. Grazie. Le riformulazioni sono state date, ovviamente lo possiamo fare in questa occasione, Ermano, perché noi possiamo costituire un precedente che ogni volta ripetiamo le riformulazioni, se no, come si dice, però intanto, onorevole Nuti, prego. Grazie Presidente. Scusi, onorevole Nuti, abbia pazienza, non ce l'ho con lei. Onorevole Mattiello, qual è il problema? Una precisazione sulla riformulazione del 10.10 Nuti. Sostituire le parole alcun emolumento con le seguenti emolumenti. Emolumenti. Grazie Presidente. Va bene, era utile, onorevole Nuti, così ha sentito anche l'aggiustamento della riformulazione. Prego, siamo al 10.1. Posso? Siamo sicuri? Ci proviamo, onorevole Nuti. Colleghi, la normativa vigente cosa prevede? Prevede che si facciano per i soggetti per i quali non ricorrono i presupposti per l'applicazione delle misure di prevenzione, sottolineo non ricorrono i presupposti per l'applicazione delle misure di prevenzione, si fanno delle indagini anche tramite la Guardia di Finanza. Se non ci sono abbastanza elementi, possono essere disposte ulteriori indagini da parte della Guardia di Finanza. Se da queste ulteriori indagini ci sono sufficienti elementi per ritenere che il libero esercizio delle attività economiche agevoli l'attività delle persone nei confronti delle quali è stata